debutto del Consiglio Comunale con la colonna sonora dell'Inno di Mamele, emozione per la prima convocazione a Palazzo Mercanti, Giuseppe Caruso eletto presidente. Auto contromano, frontale, in tangenziale. Un anziano alla guida di una Y10 è entrato in senso contrario e si è schiantato contro un Audi condotta da un ragazzo all'altezza di San Lazzaro. Bomba d'acqua, ma la diga resta asciutta. Nubifragio e allagamenti a Fiorenzuola. Niente piogge a Mignano. Coldiretti rilancia l'allarme siccità. La regione comunica che sono pronti i contributi per le aziende danneggiate dalle alluvioni. Tre etti di marijuana, studente in manette. Il 24enne è stato fermato dai carabinieri di Pianello, arrestato anche un 35enne bergamasco accusato di aver rapinato due prostitute a Piacenza. Festival di teatro antico, si parte. Al via stasera la rassegna di Velea. Primi protagonisti Umberto Galimberti e Sergio Rubini, spettacoli alle 21.30. Piacenza Calcio, colpi a raffica. Ufficializzati oggi Davide Bertoncini e Cristian Mora. Arrivano anche Scacca Barozzi, Carollo e altri giovani molto promettenti. Interviste ai presidenti Marco e Stefano Gatti che fanno il punto sulla campagna di rafforzamento.